E allora cresce tra i giovani in tutto il mondo l'interesse per la spiritualità. È uno dei risultati di un'indagine realizzata dal gruppo di ricerca Footprints della Pontificia Università della Santa Croce di Roma insieme all'Istituto di Sondaggi spagnolo GAD3. Risultati che sono stati presentati nel mese di febbraio presso la sede dell'Università. Ne vogliamo parlare questa mattina con la dottoressa Cecilia Galatolo, ricercatrice della Pontificia Università Santa Croce a Roma. Buongiorno, buongiorno. Dottoressa, benvenuta. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Allora, partiamo dal progetto Footprints, col quale intende creare un osservatorio permanente sui giovani, sulle loro ambizioni, gioie e scelte. Allora, in quali ambiti? Allora, insieme ad altre università di altri 7 paesi, l'Italia, con la Pontificia Università della Santa Croce, vorrebbe monitorare in qualche modo ciò che i giovani avvertono, sentono o pensano in 3 ambiti della loro vita. Il primo è appunto quello della spiritualità e della fede ed è quello su cui abbiamo già dei risultati da proporre. Il secondo è quello della famiglia e dell'amicizia, cioè le relazioni fondanti, come le vivono e come le percepiscono e cosa conta per loro in queste relazioni. La terza è quella dell'impegno civico e del lavoro, quindi la persona come impegnata nella società. E quindi l'obiettivo dovrebbe essere quello di creare in futuro un osservatorio, cioè un progetto di ricerca continuo su questi ambiti della vita dei giovani in età tra i 18 e i 29 anni. E allora, dottoressa, quali sono gli aspetti più interessanti riguardo il tema dei giovani e la fede, il rapporto tra i giovani e la fede nel nostro paese? Allora, se è vero che i giovani hanno ancora interesse per la fede, per quello che riguarda la religione, va comunque notato che nel nostro paese, rispetto ad altri che sono stati interessati nella ricerca, come per esempio Filippine, Kenya o Messico, nel nostro paese c'è una crescita della secolarizzazione, seguendo comunque il resto d'Europa, potremmo dire, che ripetiamo, cioè, anzi lo diciamo per la prima volta, l'abbiamo già detto in altre interviste, ma lo diciamo per la prima volta qui, comunque l'Europa è il paese più, scusate, il continente più secolarizzato. Però in questo contesto, appunto, di un continente secolarizzato, comunque l'Italia continua ad avere le sue radici. Il 50% dei giovani si ritiene ancora cattolico e il 60% comunque è interessato al dato religioso. Quindi un 35% dichiara di credere fermamente, ma abbiamo un 32%, quindi arriviamo quasi al 70%, che comunque cerca di credere in Dio. Ecco, è un dato interessante questo del nostro paese, ovvero la presenza di persone che non hanno una fede certa, ma comunque vogliono e sperano di poter credere in Dio. Molto interessante questo dato, quindi non è vero che i giovani italiani non hanno fede, volendo riassumere proprio così questa... No, questo no. Diciamo che fanno fatica ad inserirsi in delle strutture religiose, quindi non vedendo magari ragazzi in chiesa o in altri luoghi di culto possiamo pensare che i giovani non si interessino, invece non è così, addirittura vi dirò che ci sono un ateo su 2 dichiara di pregare in momenti di particolare necessità, tra coloro che si dichiarano atei, e 3 atei su 10 chiedono preghiere a amici o parenti che sono credenti. Quindi la fede è presente nella vita dei giovani, ciò che si fa fatica un po' è a entrare in un ambiente religioso strutturato. Anche perché giustamente, come diceva lei, mancano gli esempi, mancano giovani che possono, ecco, contagiare altri giovani a frequentare, non so, una parrocchia, l'oratorio oppure la messa domenicale, sì. Una su tutte. Sì. E vi dirò infatti che a questo proposito, mi permetto di dare un dato, io quando ho pensato alle domande insieme agli altri ricercatori, abbiamo anche pensato alla domanda: quando hai smesso di credere in Dio, quando hai pensato di lasciare la Chiesa, no? Anche. E io pensavo che l'età era più verso i 18-20 anni, invece, o 15-16, invece i ragazzi affermano di allontanarsi da Dio e dalla fede a 11-14 anni. Quindi vuol dire che la Chiesa sta faticando, potremmo dire, il nostro paese a intercettare i bisogni dei preadolescenti, cioè coloro che non sono più bambini, ma non sono neanche già diciamo maturi come degli adolescenti, dei ragazzi, e quindi possono affrontare determinate tematiche. C'è questa età che fatichiamo proprio a mantenere, diciamo, nelle nostre parrocchie, a interessare anche, non solo a tenere con noi, certo. Ma proprio a interessarli, a entrare nel mondo.
Questa è l'età un po' più critica. Beh sì, è interessante perché comunque fa ripensare anche quelle che sono poi, dottoressa, le strategie pastorali che magari vengono disegnate su altri target, potremmo dire così, quando invece poi, ecco, il raggio d'azione andrebbe concentrato su altre fasce d'età che necessitano ovviamente di altri tipi di attenzioni. Un altro dato interessante che emerge da questa ricerca è che viene chiesto quale immagine i ragazzi associano di più a Dio. Allora, quale dato emerge? Sì, questo è un dato molto interessante perché in tutti gli 8 paesi, Italia, Spagna, Argentina, Messico, Brasile, Kenya, Filippine, praticamente emerge la stessa visione di Dio che è amore e misericordia. Quindi questo dato ci fa pensare che comunque, nonostante magari si faccia fatica forse a entrare, no, nella realtà, nella comunità parrocchiale o comunque a sentirsi magari particolarmente dentro, però la Chiesa ha già fatto il suo lavoro nel proporre il Dio di Gesù, perché nessun popolo, nessuna religione prima di Cristo proponeva l'idea di un Dio amore. Quindi questo vuol dire che in tante parti del mondo già questa idea è arrivata. Anche in un paese come il Regno Unito, magari, dove i cattolici non sono la maggioranza, no? Abbiamo magari protestanti, però hanno sempre questa idea di un Dio amore, comunque di base, che sono cristiani, no? Quindi. Certo, ci sono anche dati che riguardano le preoccupazioni dei giovani. Sì, noi abbiamo sottoposto loro alcuni temi, potremmo dire, per manifestare il loro accordo o disaccordo e quindi anche se potevano dichiararsi preoccupati o meno preoccupati rispetto a quel dato problema. Diciamo la cosa che preoccupa di più i giovani in Italia, ma anche in Spagna, quindi diciamo potremmo dire in Europa, è il problema ambientale, quindi il problema dell'ecologia. Sono preoccupati di come si stanno gestendo le risorse e di come si sta trattando il pianeta. Per esempio abbiamo in Latino America, Argentina e Messico che hanno un'altra preoccupazione, che è per esempio quella della corruzione politica. Quindi noi è comunque presente la preoccupazione per la corruzione, ma non quanto in paesi come Argentina e Messico. Come loro sono preoccupati per l'ambiente, ma non quanto noi. Quindi questo è interessante vedere Certo. che giovani della stessa età, vivendo in continenti diversi, un dato invece che l'Italia, su cui l'Italia si discosta da altri paesi e qui si vede l'influsso della rivoluzione sessuale, è sul tema della pornografia piuttosto che su altre pratiche come l'utero in affitto. Gli italiani e gli spagnoli sono molto aperti all'utilizzo insomma, al consumo di pornografia e anche alla pratica dell'utero in affitto. In Italia quasi il 60% dei giovani afferma che non è, anzi, di approvare proprio la pratica dell'utero in affitto, cosa che non è pensabile ancora in Argentina o in Messico, cioè comunque non hanno questi dati, ecco. Beh, E quindi sono anche sulla risultati sessualità si interessanti. vede proprio l'influsso, sì, si vede l'influsso della rivoluzione sessuale in Spagna e in Italia. Nel momento in cui si chiede ai giovani se tutto sia lecito nella sfera della sessualità, il 60% in Italia risponde sì. Quindi su questo dato invece magari abbiamo anche nel Regno Unito, ma in altri paesi c'è un atteggiamento più pudico, più rispettoso anche verso diciamo potremmo dire, la sessualità. Quindi questo è un dato su cui il nostro paese, diciamo, si discosta e quindi mi viene da dire anche su cui dovremmo forse aiutare anche i giovani a riflettere, no? Perché facciano scelte consapevoli, perché riflettano e non siano solo influenzati, no? dalla cultura. Quindi investire anche sulla diffusione di strumenti per riflettere e ragionare sulla propria effettività. Dottoressa, proviamo a puntare l'attenzione su due punti dolenti, direi, perché parliamo di due sacramenti, uno è il matrimonio, ecco, e l'altro invece è la confessione, ecco, il sacramento della riconciliazione che, ecco, fanno un po' fatica, anche gli ultimi dati Istat, insomma, ci dicono che il fenomeno religioso riguardo al matrimonio è un po' in discesa, resiste ancora nel sud Italia, ma dalla vostra ricerca cosa emerge parlando del matrimonio? E poi le chiederei anche un focus sul sacramento della riconciliazione. Allora, la domanda sul matrimonio sacramento l'abbiamo rivolta ai cattolici. E abbiamo chiesto appunto se loro, essendo parte della Chiesa, hanno questa intenzione nella vita. Allora, tra i 18 e i 29 anni,
Pochissimi giovani, il 13%, hanno ricevuto il sacramento del matrimonio. Questo però va in linea con i dati sul matrimonio in generale, cioè i giovani si sposano sempre più tardi. Però di questi cattolici il 65-66% circa ha comunque interesse a prendere il sacramento del matrimonio, cioè vorrebbe nella vita ricevere questo sacramento. Tra i cattolici però, questo stiamo parlando tra i cattolici, che poi è lo stesso numero di giovani che dichiara di vedere la Chiesa come madre. Cioè il 64% dei giovani cattolici dichiara di vedere la Chiesa come un'istituzione umana e divina voluta da Dio per il suo bene. Lo stesso numero di giovani desidera ricevere questa benedizione da parte della Chiesa. Quindi abbiamo un 35% dei cattolici che fatica a riconoscersi nella Chiesa e quindi anche a riconoscere ciò che la Chiesa può offrire, come appunto magari il sacramento del matrimonio. Certo. Invece sull'altro sacramento, sulla confessione, il perdono dei peccati, com'è? Che cosa avete riscontrato? Allora, io ammetto che prima di sottoporre la domanda credevo che ci sarebbe stato un gran numero di persone che avrebbe dichiarato di non confessarsi perché non ha qualcosa da farsi perdonare. È difficile che una persona, no, anche parlando nella vita di tutti i giorni, ti ammetta, no, le sue colpe o di non essere a posto con la coscienza. Invece questo i risultati mi hanno sorpreso perché chiedendo alle persone che hanno smesso di confessarsi, i motivi per cui lo hanno fatto, soltanto il 14% ha dichiarato non ho nulla da farmi perdonare, mentre un 51%, quindi quasi una persona su due che non si confessa, ha dichiarato di poter chiedere perdono a Dio. Quindi comunque rimane questa idea che abbiamo bisogno di essere perdonati e che tutti abbiamo comunque qualcosa da cui essere perdonati. Poi la restante percentuale, afferma di non farlo perché non riconosce l'autorità della Chiesa. Però la Esatto. percentuale di giovani che non ritiene di avere peccati non è alta, io pensavo che sarebbe stata più Certo. alta, cioè questa coscienza comunque rimane e ti fa pensare di avere comunque qualcosa, per cui chiedere perdono. Ecco, magari si fa difficoltà anche a riconoscere il ruolo del mediatore, no? In questo caso, diciamo, i sacerdoti Sì, che esatto. comunque amministrano il sacramento della... È un dato molto molto interessante questo, su cui bisognerà riflettere. Paola, non so se abbiamo tempo per un'altra domanda. Io credo di sì, possiamo proprio un flash, una battuta finale, una considerazione finale la possiamo chiedere alla dottoressa Galatolo, che cosa ha, una considerazione personale, un riscontro su quello che ha potuto studiare su questi Allora, dati. io guardando in generale proprio la ricerca, guardandola nel complesso, quello che vedo è che i giovani hanno questo desiderio di approfondire Dio, di approfondire il tema religioso, ma quello che manca sono testimoni forti, non tanto delle idee cristiane, ma di una relazione, la relazione con Cristo che ti cambia la vita e che è relazione con una persona viva, non con delle idee e con delle astrazioni. Ecco, forse i giovani hanno ancora questa idea della fede un po' astratta. Manca questa, manca, c'è, ma dovremmo anche incrementare queste opportunità anche nelle nostre parrocchie di proporre testimoni di fede forti, autentici e che fanno vedere come la fede ti cambia la vita. Benissimo. Benissimo, non a caso lei ha scritto due testi su due testimoni più che credibili, come Carlo Acutis appunto e la beata Sandra Sabattini, che sono due giovani appunto e che la Chiesa ha voluto in qualche maniera mettere al centro dell'attenzione attraverso il loro esempio di vita. Magari ne parleremo in un prossimo futuro, dottoressa Galatolo, mentre la ringraziamo per essere stata con noi. grazie, buona grazie a giornata voi. e buon lavoro. Grazie a voi. Bene, ci fermiamo per la pubblicità, continueremo allora a parlare di spiritualità, questa volta attraverso la comunicazione, però prima facciamo una breve pausa.